lui assisterà nel festival Luigi Nono. Luigi Nono, sapete tutti, era un compositore politicamente schieratissimo, aveva una posizione ideologica ben precisa, che era quella relativa al Partito Comunista. Qui non si tratta però né di sentire inni di partito, né di sentire agitpropo, propaganda a favore di uno o a favore dell'altro. Si tratta semplicemente, ma non tanto semplicemente, di far parlare attraverso la musica il desiderio di espressione, di libertà di espressione, spesso viene a mancare, che viene veicolato attraverso la musica. Quindi quello che sentirete non è una rilettura di triti e ritriti, motivi musicali che possono appartenere a uno o all'altro schieramento, è semplicemente una lettura istintiva, con un riferimento preciso alla mafia, perché il concerto è stato ideato ed è dedicato apertamente a Paolo Borsellino. Oggi è il 12 dicembre, è stato volutamente inserito il 12 dicembre 2009 perché è il 40° anniversario di una delle prime, non è la prima strage di Stato, ma è una delle prime strage di Stato. È una riflessione musicale su determinati argomenti specifici, che sono, nella fattispecie, i rapporti fra mafia e politica. Questo è l'argomento di questa serata. Allora, il compositore Giovanni Mancuso ha collaborato con diversi musicisti di rilievo insieme al suo gruppo anche. Quest'anno, a settembre di quest'anno, 2009, ha avuto una commissione della Biennale di Venezia. Lui ha scritto un pezzo su dei testi di Paolo Borsellino e la Biennale lo ha censurato, creando un cortocircuito fuori senso, perché prima l'ha commissionato e poi l'ha censurato. Invece qui, in pienissima libertà, lui eseguirà i pezzi così come li ha previsti. Io gli do la scaletta con i titoli originali. E con questo, a epitome di questa mia piccola introduzione, do spazio invece ai musicisti di questa sera. Buon ascolto. Appeso ai rami dell'olivo cartoncini rossi, ognuno con un pensiero per Paolo, o forse con un pensiero per noi stessi, per esprimere cosa sentiamo dentro di noi, qual è quella forza che ci ha chiamati lì, in quella strada, ognuno con la sua agenda rossa che ormai fa paura come un'arma, tanto da venirci sequestrata all'ingresso dei posti dove andiamo a manifestare la nostra voglia di verità. Ad un certo punto ci siamo messi tutti in circolo intorno all'albero, tenendoci per mano. E uno di noi ha preso il suo mandolino, lo stesso che aveva suonato il 19 luglio di quest'anno nella stessa via D'Amelio, e ha cominciato a suonare una musica che era insieme una preghiera e un canto di lotta. Tutti si sono presi per mano, io ero in mezzo a loro, ma poi ho sentito la spinta di andare vicino all'albero, di sedermi sul muretto che lo circonda ed alzare la mano quasi a carezzare ramo di quell'albero. La musica continuava ad alzarsi nella strada e la mia mano si stringeva sempre più forte intorno a quel ramo, fino a quando ho sentito che quello non era il ramo di un ulivo, ma il braccio di Paolo. Quello stesso braccio che la forza dell'esplosione aveva staccato dal suo corpo mentre si alzava per suonare il campanello dalla casa di nostra madre. Allora ho cominciato a carezzarlo e ho sentito le lacrime che scorrevano sul mio viso, sentivo la mia rabbia sciogliersi e diventare dolore, mentre le corde del mandolino continuavano a vibrare e a far durare quel momento di sogno. Adesso bisognerà rialzarsi e ricominciare a lottare, ma questo è riuscito a fare la musica. Stasera, seduto insieme a voi in questa sala, ci sarà anche Paolo ad ascoltare, e io spero che ascoltando la musica di Giovanni e del suo ensemble, che vorrei abbracciare uno per uno per ringraziarli delle emozioni che mi hanno fatto provare durante la loro esecuzione a Venezia,
Potrete anche voi stringere il braccio di Paolo per prendere da lui la forza che è necessaria per combattere la nostra resistenza. Salvatore Borsellino.